Eccola qua che arriva Valentina. Mettiamo, la microfoniamo. Eccoci qua, abbiamo fatto fare una corsa. Mettiamoci, mettiti qua in favore di telecamera. Ma dov'è la telecamera? La telecamera è di là. Ah, lì che di profilo sai che... Prontale. Niente, ti consegniamo il regalo Casa del Corredo in collaborazione con la Plumex. È un guanciale innovativo di cui la Plumex ha il brevetto. Praticamente è l'unico guanciale esistente in commercio che si può lavare in lavatrice senza rovinarlo, perché è fatto con delle microsfere, palline a microsfere. Va bene, dopo aver parlato del premio, parliamo della partita, una partita che sembrava facile ma che non lo era. Ripartire dopo le vacanze è sempre difficile, giusto? Sì, è sempre difficile e poi insomma Palermo secondo me è una buona squadra, eh. Hanno Lombardo che ha fatto tanto. Infatti, noi il terzo set, non so quanti palloni attaccati. Sì, il terzo set ci siamo un pochino ammosciate, si può dire, e quindi ci siamo un po' mosciate, è andata come è andata. Poi si è visto che nel momento in cui devi riprendere la squadra, cioè, è chiaro che venivamo da uno stop, delle vacanze, quindi ci può stare. Poi raffreddori, problematiche, freddo, perché c'è un freddo che... Detto da te che viene arrivato del Garda. No, capito, tutto... però arriva del Garda non fa così freddo, soprattutto le palestre sono riscaldate, Massimo. Sono d'accordo con te. Niente, ti volevo, qui in tribuna era arrivato il risultato che l'Aragona stava perdendo in casa 2-0, si è in corso il terzo set. Quindi qui magari l'attenzione era più al... mentre c'è un tifoso speciale. Non lo qui. Conosco. Praticamente c'era, è arrivata la notizia che l'Aragona stava perdendo 2-0, quindi l'attenzione qua in sala stampa, in tribuna, si è spostata più ad Aragona. Voi in campo sapevate qualche cosa, no, o non avete percepito nulla? No, ma a me l'ha detto Piero appena abbiamo finito che stava perdendo 2-0, quindi non ci aveva detto nulla, anche perché prima di guardare gli altri devi sempre guardare a te. Molto bene, speriamo che perda 3-0, so che è brutto da dire, però chiaramente per noi è meglio, ovviamente. Sicuramente questa giornata potrebbe essere un bivio, sì, importante, sì, perché sì, sì, allungare sull'Aragona prima dello scontro diretto, sì, già è un mettere pressione anche all'avversario, che tra l'altro perde punti in casa, un punto l'ha perso sicuro. Sì, 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 assolutamente, soprattutto in casa fa male, per noi sarebbe importante. Anche se comunque noi stiamo andando bene, io tendo sempre a guardare un po' la mia squadra e poi le altre le vedo partita per partita. Io credo che stiamo giocando bene, siamo un buon gruppo e quello è quello che emerge nei momenti di difficoltà, che ci uniamo e ne usciamo. Poi insomma, io credo che quest'anno anche avere Giulia è un'altra cosa, cioè Giulia ti mette la palla lì, insomma ti fa divertire, mettiamola così, quindi è un valore aggiunto. Ecco, riflettevamo in diretta, questa squadra ha la problematica di gestire delle partite con squadre che sono di livello tecnico differente, quindi non è facile preparare, tenere sempre la tensione alta in settimana sapendo di giocare con squadre che tecnicamente sono inferiori, diciamocelo chiaro. Sì. Come fate a tenere, sì, sempre alta la concentrazione sapendo che sulla carta praticamente, a parte l'Aragona, è difficile, sì, perderla? Sì. Diciamo che quest'anno il livello è un pochino più basso secondo me dell'anno scorso, quindi trovi squadre dove comunque devi appunto tenere il livello alto e non è facile come hai detto tu, però ti ripeto, noi ci sono stati momenti in cui ci siamo abbassate, poi nei momenti che contano in cui devi tirar fuori quel qualcosa in più la squadra viene fuori e la squadra è forte, io non posso dire il contrario. Poi per carità ancora è lunga, quindi non si fa nessun tipo di pronostico, per carità di Dio, però insomma devo essere anche obiettiva, la squadra è una squadra forte, quindi forse è quello che è comunque la nostra fortuna, anche che nei momenti dove c'è il livello si abbassa un pochino riusciamo comunque a tirar fuori il meglio, mettiamola così. Va bene, ti ringraziamo. Aspetta, tu lo sai che io devo sempre salutare, sì, mia mamma. Già l'ho fatto io. Ok, ora guardo lì. Ciao mamma, mi manchi. Così è contenta, Massimo, lo sai, è un lo dovere. Va bene, ti consegniamo ancora il premio Casa del Corredo. Grazie. In collaborazione con Plumex. Se ti aspettiamo altre volte qui in postazione, speriamo di poter... Speriamo, dai, grazie. Okay, grazie ancora, ti consegniamo il premio e con questo chiudiamo questa nostra diretta dal Palabucolo.